Oggi mia moglie fa il sauté di cozze. Allora, si lavano bene le cozze e poi gli si leva, qui lo chiamano il baffo, praticamente c'è il muschietto, quello lì che c'ha di lato, si toglie, si lavano bene, poi si prepara una pentola con olio, aglio, si fa, aspettate perché c'è da metterci altre cose. Ecco, l'aglio intanto si fa un po' soffriggere. Poi si potrebbero aggiungere anche dei pomodorini. Ecco, li mettiamo. Devo stare attento perché l'olio è bollente. Poi i pomodorini. Anche tre. Questa cucina del campeggio, che ci si arrangia con quello che si ha. Lascia un po' imbiondire l'aglio. Ecco, il pescivendolo ci ha detto che praticamente il sauté lui lo fa mettendo l'acqua, un po' d'acqua dentro la pentola senza fare il soffritto. Invece lo facciamo così perché le cozze comunque tirano fuori l'acqua già che hanno loro all'interno. Adesso mettiamo le cozze perché va alzata la fiamma, almeno si aprono. Buttano e poi si copre con un coperchio perché almeno il vapore le fa aprire. Allora, il prezzemolo togliamo la parte questa più dura, il gambo, poi lo dividiamo, una parte lo lasciamo per quando sono cotte le cozze, lo mettiamo a crudo e un'altra la mettiamo nella pentola insieme, almeno insaporiscono un po' il sapore del prezzemolo. E richiudiamo. Ecco, chiaramente si girano perché quelle sotto si aprono, mentre quelle che stanno sopra chiaramente non si aprono, allora vanno girate. Già si vede il sughetto del sauté di cozze, fantastico in campeggio, non c'è di meglio che mangiare pesce. Ecco, ci si aggiunge del pepe perché qui in Italia noi, specialmente al sud, si chiama l'impepata di cozze. Invece il sauté, diciamo, ha un'origine un po' più francese. Mescola. Il pepe lo ha aggiunto ancora dopo. Dopo riaggiungiamo altro pepe. Guardate l'acqua che hanno tirato fuori. Ergo, aveva ragione mia moglie, l'acqua non ci si mette, sennò praticamente facciamo la zuppa di cozze. Ci siamo dimenticati il pezzo forte, il peperoncino fresco. Ah, che bello! U peperoncine. Ecco, si comincia a vedere qualche cosa. Questa è la versione con pomodorini, perché in genere l'impepata di cozze, il sauté di cozze va fatto senza pomodorini, solo così è più invitante sia all'occhio che al palato. Ecco, un quarto d'ora e sono pronte, sono tutte aperte. Importantissimo, il sale non va messo perché già sono salate, perché vivono nel mare chiaramente. La pentola servirebbe più grande, ma qui in campeggio uno usa quello che ha, chiaramente uno non può portare 2000 cose da casa. E questo è il sauté di cozze, l'impepata di cozze. Guardate che spettacolo, un profumo eccezionale. Poi si servono con una fetta di pane sotto al piatto, e praticamente nel piatto si mettono sopra le cozze e tutto il sughetto delle cozze. E buon appetito!